Eccoci qua, benvenuti, un'altra puntata di Economicamente. Questa cavalcata estiva che vi accompagna dal 5 di luglio fino al 5 di agosto per parlare di divulgazione dal punto di vista di educazione finanziaria. Ricordo sempre che la trasmissione non vuole essere sollecitazione di risparmio o consigli di investimento, è solo divulgazione degli strumenti che ci sono a disposizione delle famiglie e degli imprenditori per quanto riguarda tutto quello che è l'economia, le finanze, tutto il mondo dell'educazione finanziaria. Avremo ospiti imprese, avremo ospiti professori universitari, dottori commercialisti, ma oggi iniziamo così, un sentiero perché, che molti dicono di conoscere, invece noi diciamo sempre conoscere per decidere. Entriamo nel mondo delle criptovalute, delle blockchain in punta di piedi, ma non sono solo, perché in questo viaggio sono accompagnato. Buongiorno. Buongiorno. Ho piacere di presentarvi l'amico, professor Angelo Rampini, che è qua con noi, fine conoscitore, professore di matematica, università, scuola, eccetera, eccetera, ma fine conoscitore del mondo, anche lui, delle criptovalute, e poi lo conosceremo anche sotto altri aspetti per quanto riguarda il mondo dell'arte, abbinato poi a questo fantastico mondo del digitale. Angelo, benvenuto. Grazie Maurizio. Allora Angelo, ci aiuti un po' a iniziare i primi passi in questo mondo? Io partirei, se tu sei d'accordo, che ne sentiamo sempre parlare, la leggiamo sui giornali, leggiamo sui social, la parola blockchain. Questa cosa strana che in inglese già ci dice qualcosa la traduzione. Quindi, traduzione letterale, cosa vuol dire blockchain? Catene di blocchi. Catene di blocchi, quindi è la cosa principale. Cosa sono queste cos'è questa blockchain, questa particolarità? Allora, intanto direi che la blockchain può essere considerata un po' l'ABC del mondo delle criptovalute. E in effetti, come dici tu, Maurizio, c'è, malgrado così se ne parli tanto, si scriva tanto, c'è un po' di confusione ancora oggi su quella che può essere la definizione, il funzionamento, le aspettative, le potenzialità del mondo della blockchain. Il mondo della blockchain direi che consiste in una rivoluzione digitale, che quindi ha ancora da esprimere le sue potenzialità nel tempo. Quindi quello che conosciamo oggi probabilmente è solo l'inizio di questa rivoluzione digitale. Io direi che per approcciare questo argomento è utile considerare 3-4 passi storici di questa tecnologia. In effetti proprio la blockchain è prima di tutto una tecnologia, ma non nasce da un giorno con l'altro, cioè così come internet, così come lo conosciamo oggi, non è nato negli anni 2000, ma è nato molto, molto prima. Ecco. Il primo collegamento internet in Italia credo che risalga al 1986, ma credo che non lo sappia nessuno. No. E il collegamento a un browser forse al 1990, ma almeno per quanto riguarda me, prima del 1995-96 non avevo nemmeno sentore che esistesse internet, e molto similmente si può dire della blockchain. Quindi è una tecnologia che è vero, è venuta alla ribalta in questi ultimi anni perché è il fondamento del mondo delle criptovalute. Il mondo delle criptovalute si basano quindi sulla blockchain, ma sono, come dire, più tardive rispetto alla blockchain stessa. Ti voglio fermare un attimo. Alla base di tutto questo, il professor Angelo insegna matematica, c'è la matematica, c'è i numeri. Alla base di quello che stiamo parlando, 0, 1, sì, no, è basato tutto sui numeri. Assolutamente, è basato su quella branca della matematica che è la crittografia. Ecco. Quindi avremo modo magari di fare qualche cenno. Però ci tenevo a precisare che la matematica non è un'opinione, come si dice in questo caso, però assolutamente nasce da lì, insomma, il terreno fertile, le ricerche, i ricercatori. La crittografia, che personalmente ho approcciato in modo marginale nei miei studi,
Ma insomma ricordo così a livello di aneddoto che anche il Che Guevara in Bolivia utilizzava la crittografia per non essere intercettato dalla CIA. I militari usano per i messaggi, ci ricordiamo così tanto per fare un cenno storico, famosissimo, ci sono anche dei film, codice Enigma, veniva usato dall'esercito tedesco, che per le comunicazioni ha creato molti problemi, e matematici si sono ritrovati, c'è un film, è storia, per decrittare. Quindi i numeri, già lì c'erano le fondamenta per la blockchain. Sì, assolutamente. Una cosa simpatica, andate a vederla, ma torniamo alla blockchain. Allora, diciamo che siamo nel primi anni 90, 1991, quando dei fisici ricercatori di Stanford, Haber e Stornetta, mettono a punto un sistema che consentiva di marcare temporalmente dei documenti digitali in modo tale che fossero inalterabili, univoci e identificati proprio in quel momento storico preciso e che poi non potessero essere modificati successivamente. E Stornetta, che è uno di questi due fisici, può essere proprio considerato il padre dell'architettura della blockchain, e anche successivamente Satoshi Nakamoto, che poi è l'ideatore di Bitcoin, fa riferimento molto spesso proprio a questo ricercatore. Mettono a punto questi ricercatori... Pensa a te, ti fermo. Sì? La vulgata comune, conosciamo tutta questa parola Satoshi Nakamoto, che non sappiamo neanche se esiste, se è uno pseudonimo, eccetera. Invece il fisico italiano, sì, esiste? Esiste, sì, probabilmente di origine italiana, Stornetta. Esatto. Esiste, come esiste Finney, che è un altro, Al Finney, che è un altro crittografo, e quindi sono ben identificabili come soggetti. Il punto è che questi due studiosi mettono a punto questo sistema, però successivamente il brevetto che avevano ideato, che avevano messo a punto, scade nel 2004, quindi addirittura 4 anni prima dell'ideazione del Bitcoin stesso. E nel 2004 proprio quest'altro informatico, crittografo, che è Al Finney, mette a punto invece un passo successivo che è fondamentale per il mondo della criptovaluta, e cioè mette a punto un sistema che consente di evitare il cosiddetto double spending, cioè la doppia spesa, letteralmente. Cosa vuol dire? L'antifalsificazione, diciamo così, no, sì, neanche. Ma, sai, nel mondo del digitale c'è sempre stato un problema di questo tipo, la copia. Certo. Nel senso che se io mando un messaggio WhatsApp a te, una fotografia, certo, o viceversa, l'abbiamo tutte e due sul telefono. Tutte e due io ce l'abbiamo. Io probabilmente l'ho ricevuta da qualcun altro, o l'ho scaricata da qualche sito, quello che è. Per cui è un effetto moltiplicativo di questo documento digitale. Certo. Di cui non posso stabilire l'origine e nemmeno la proprietà. La proprietà. Sul fatto della proprietà di un'immagine poi magari parleremo in un prossimo incontro. Certo, certo. Ma allora, mettendo a punto questo che si chiamava Reusable Proof of Work, Finney praticamente consente, cioè fa sì che se io dovessi dare un'unità monetaria a te o viceversa, dal mio portafoglio viene sottratta, è un'unità digitale naturalmente di cui stiamo parlando, certo, e si aggiunge al tuo. Io non l'ho più e tu ce l'hai una in più. Questo è l'effetto di double spending. Quindi mettendo insieme il discorso della blockchain ideato da Stornetta, che quindi metteva quei documenti di cui parlavamo prima, i documenti digitali, li metteva, li inseriva in un blocco e a questo blocco se ne aggiungeva poi un altro, aggiungendo quest'altro sistema che evitava la doppia spesa, ecco che c'erano i semi per far nascere un tipo di moneta digitale e consentire transazioni digitali di monete. Ecco perché mi piace molto il professor Angelo, perché rende semplice questo mondo abbastanza complicato, ci sta accompagnando per mano, portandoci lungo la storia, lungo il percorso
delle criptovalute e delle origini. Quindi divulgare, conoscere per decidere, per questo percorso che mi affascina personalmente moltissimo. Grazie Angela della tua semplicità nel divulgare queste cose, perché molti si riempiono la bocca di terminologie in inglesi senza neanche conoscere queste storie, queste sì, origini. Probabilmente sì, e soprattutto anch'io molto spesso sento parlare di criptovalute, di Bitcoin, per esempio, Bitcoin perché appunto è il più famoso, il più famoso. È la prima criptovaluta, è sicuramente la criptovaluta ad oggi principale, ma in effetti non si sa cosa c'è dietro, cioè cosa è il sottostante. Ora, siamo arrivati al 2004, arriva Bitcoin nel 2008 con, come dicevi tu, Satoshi Nakamoto, che non sappiamo chi sia in effetti, perché può essere un programmatore o un gruppo di programmatori. Uno pseudonimo di un gruppo. Uno pseudonimo di un gruppo. E non è casuale che sia proprio nel 2008, ottobre del 2008, proprio la pubblicazione di questo white paper, che è scaricabile anche oggi, nel quale Satoshi Nakamoto spiega letteralmente che cos'è una criptovaluta e che cos'è il Bitcoin Network. Ricordiamo che ci sta seguendo sul canale 810 di Sky, in streaming www.tv.eu, nel 2008 la prima forte crisi economica che si è abbattuta, giusto? Infatti, assolutamente, assolutamente. Infatti è proprio, come approfondiremo più avanti, una risposta estremamente critica nei confronti del sistema monetario internazionale, nei confronti della Federal Reserve e nei confronti della politica espansiva che aveva messo in atto in quel periodo, nonché al sistema finanziario che aveva generato quella crisi con i mutui subprime dal 2006 in poi. Poi, qui c'è un bellissimo film, che non mi ricordo, sui mutui subprime, che vi invito ad andare a vedere, sì, sì, bellissima fotografia di uno spaccato del 2008, non tanto tempo fa. Infatti, sembra quindi un'altra vita. Sembra un'altra vita, un altro mondo, ma siamo arrivati. Noi c'eravamo. E nel 2008, quindi siamo arrivati. Nel 2008 e all'inizio del 2009 proprio fanno le prime transazioni, tant'è che la prima, come dire, d'azione di Bitcoin viene proprio data a quella Alfini di cui parlavo prima, vengono consegnati 10 Bitcoin, ecco, e il primo blocco di Bitcoin viene minato il 3 gennaio 2009 con un compenso, e spiegheremo perché, di 50 Bitcoin in quel momento. Ad avercene adesso 50 Bitcoin? Ad averceli, adesso. Adesso che è una fase ribassista, ma comunque ad averceli. Adesso, nel 2009, pensate, mi ricordo questo aneddoto, che ho ordinato una pizza in Inghilterra, no? Di questa... l'aneddoto in effetti... Un aneddoto, non so se è vero. Sì, sì, che viene ricordato comunque annualmente dal mondo cripto e con il Pizza Day proprio, certo. È il fatto che questo programmatore che a sua volta minava Bitcoin nel 2010 ordina per sé le figlie, la figlia, due pizze e scrivendo su una chat di informatici appunto chiede di pagare queste pizze con dei Bitcoin e quindi paga l'equivalente di allora di $40, $30 con 10.000 Bitcoin. Ad averceli ancora quei 10.000 Bitcoin? Non sono 10. Ci compreremo qualche catena di pizzerie, sì, forse. Ogni tanto lo intervistano, però dice di non essere pentito. Non essere pentito. Aveva fatto allora, però, ma credo che abbia continuato a minare. Ti interrompo ancora un attimo, professore, perché è avvincente questo mondo. Tu hai citato due volte la parola minare. Cioè, minatori, ricorda le gallerie, sì. Scavare, cosa vuol dire questa parola minare nel mondo criptovalute, nel mondo blockchain? Nel mondo cripto è legato prima di tutto al protocollo di Bitcoin in particolare, ma ad oggi anche di altre criptovalute, e cioè il protocollo di Bitcoin che è il cosiddetto proof of work. Quando prima dicevamo della blockchain in generale, allora torniamo sulla blockchain, scusami. Facciamo un passo indietro e poi arriviamo a questo concetto del mining, ok? Allora,
La blockchain quindi può essere considerata un registro decentralizzato, distribuito e crittografato. Un registro di cosa? Un registro di blocchi. E in ognuno di questi blocchi ci sono cosa? Dei dati, delle informazioni che possono essere anche, e nel mondo cripto lo sono, delle transazioni finanziarie. Quindi ogni blocco contiene tutte queste informazioni. Ogni tot di tempo, che per Bitcoin ad esempio si aggira sui 10 minuti, questi blocchi vengono chiusi. Quindi le informazioni che ci sono dentro sono sigillate, ma prima, e questo è il punto, prima di chiudere questi blocchi, queste informazioni devono essere controllate. Quindi ci devono essere dei controllori del sistema, del network, che confermano, che validano, e la parola corretta è proprio quella, validare. Oh, qualcosina mi ricordo ancora. No, assolutamente, validare la transazione e l'insieme di transazioni in questo caso, confermano la loro correttezza, la loro cronologia, e per fare questo devono mettere in campo diciamo dei calcoli computazionali e risolvere un problema matematico di natura probabilistica molto difficile, e diventa sempre più difficile farlo. Il primo di questi controllori che risolve questo problema matematico, come dire, ha una ricompensa, chiude, quindi comunica la risoluzione di questo problema agli altri membri del network, che sono gli altri nodi per correttezza del network, e questi nodi quindi controllano ulteriormente la correttezza del blocco, e a quel punto il blocco viene validato e quindi minato. Cosa contengono i blocchi? Abbiamo detto prima, dati e informazioni, però noi abbiamo definito la blockchain quindi come una catena di blocchi. Certo. E allora come fanno i blocchi a collegarsi tra loro? Perché questo è il punto. Allora, in ogni blocco ci sono delle informazioni, ma anche dei dati di intestazione che riguardano quel blocco e il blocco che l'ha preceduto. Quindi io da un blocco posso risalire al blocco precedente, al precedente ancora e a quello ancora precedente, fino al blocco origine che si chiama Genesis Block. Quindi si apre un mondo di utilizzo delle blockchain. Assolutamente. Facendo qualche piccolo esempio, non so, una casa, un immobile può essere censito univocamente con dei dati. Certo, certo. Ho sentito parlare, ad esempio, non so, anche in agricoltura, una filiera, un prodotto. Beh, i campi, cioè le applicazioni della blockchain sono veramente enormi. È chiaro che il mondo finanziario è quello che prima l'ha scoperta, anche perché certo, ne è stato impattato e ne sarà impattato in modo enorme. Qui stiamo parlando di un network, appunto, dicevo, di nodi, che ricordiamo, ogni nodo di questo network ha all'interno tutti i dati della blockchain, cioè questo registro di cui stiamo parlando è distribuito su tutti i nodi, e quindi tutti i nodi di questo network hanno lo stesso registro fin dall'origine. Quindi immaginatevi una ragnatela. Sì. Il ragno fa, anche lui fa dei nodi, ed è tutto collegato, per la nostra mente è visuale, quindi eccola qua la blockchain, una ragnatela. Tutto distribuito, perché tutti i nodi del sistema hanno le stesse informazioni, ed è decentralizzato. È decentralizzato perché non c'è un server centrale. Quindi, laddove io dovessi fare una transazione, noi facciamo spesso riferimento alle transazioni di tipo elettronico, certo, un bonifico, però ricordiamo brevemente come si fa un bonifico tradizionale in conti tradizionali bancari. Io dispongo un pagamento. La regia dice, okay, perché non lo fate a me il bonifico? La regia dice, fatelo a me anche in Bitcoin. Beh, la regia è veloce. Non è stupida. Non è stupida, certo. E quindi nel momento in cui io faccio un bonifico a te, chiaramente i
soggetti coinvolti non sono due, non siamo noi due solo, ma siamo noi due e le nostre banche di riferimento. È un intermediario. Le banche da intermediario che hanno dei server, che sono dei server centrali, che conservano tutti i nostri dati. E quindi noi dobbiamo avere una sorta di fiducia nei confronti di questa, di questo soggetto, di questo intermediario. Voglio dire, non abbiamo ragione per non averne, certo, di fiducia. Assolutamente. Ma nel mondo della blockchain non c'è necessità di avere fiducia nei confronti di qualcuno. Questo è il punto fondamentale nella blockchain. Cioè la fiducia è intrinseca al sistema stesso. Perché i blocchi di cui parlavo prima sono, una volta minati, immutabili. Che bello. Ti diamo una piccola notizia, per chi ci sta seguendo. Seguendo la tua cosa, il MISE, il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Italiano, dice blockchain e intelligenza artificiale, da settembre incentivi. Ci sono 45 milioni di euro per imprese ed enti di ricerca. È stato pubblicato dal 21 settembre, quindi ci sono dei fondi. Sì, diciamo, bene, soldini anche. Meglio tardi che mai, sono 45 milioni, ricordiamo che la Germania nello stesso periodo ne ha disposti più di un miliardo per le stesse finalità. Vabbè, però il primo passo da noi in Italia non è male. Puntualizziamo che per la blockchain, sono blockchain e intelligenza artificiale, esatto. Per la blockchain sono stati disposti 10 milioni. Euro, però è sicuramente un imprese, passo. Imprese che vogliono, start-up, che vogliono, stanno sviluppando progetti nell'ambito blockchain, possono fare domanda. Sicuramente. Quindi sì. Economicamente è anche divulgativo di informazioni che possono essere utili e andiamo avanti con il mondo del blockchain. Sì, quando prima, adesso, prima parlavamo di possibili applicazioni e quindi abbiamo introdotto il mondo finanziario, il mondo dei pagamenti. Sicuramente attraverso le cosiddette DAP che consentono un pagamento peer-to-peer e il pagamento peer-to-peer presuppone che non esista l'intermediario bancario, ma anche nel campo e nel mondo assicurativo può impattare la blockchain in termini di database della clientela o di prevenzione delle frodi. Ecco. Il mondo, assolutamente, il mondo dell'agri-food. Certo, anche per noi. Ha grande interesse. Tutto questo Italian sounding, cioè il prosciutto, tutto questo Italian sounding che viene venduto, che esatto, fattura miliardi nel mondo. Con la blockchain non c'è appunto, come dire, un bisogno di avere fiducia di qualcuno che mi dica che quel prodotto è DOP. Quel prosciutto DOCG, lì, quel pezzo di grana lì. Perché io posso certificare tutta la filiera dall'origine. Anche il vino, pensiamo alle cantine, pensiamo alla falsificazione che ci sono nel mondo. Una delle più grandi aziende italiane di produzione della pasta proprio sta implementando la blockchain per la certificazione, per esempio, del basilico italiano. Pensa a te. Quindi, basilico prodotto in Italia, è certo che è prodotto in Italia, per dare sicurezza anche alimentare, sicurezza di origine, sicurezza di quello che compro, molto interessante. Certo. Non c'è solo l'aspetto finanziario, ma c'è tutto un mondo. Assolutamente, ma mi viene in mente il mondo della beneficenza, quando voglio certificare che dei fondi, ad esempio, dall'origine vadano a finire proprio. Ma siamo sicuri che i miei soldi vadano? Certo. Ma siamo sicuri che arrivino a quella persona? Molti abbiamo questo dubbio. Ma perché implica, come dicevo prima, una questione di fiducia nei confronti di qualcuno che gestisce quel mondo, mentre invece attraverso la blockchain questa fiducia ripeto, viene è intrinseca. Bella, esatto. Questo aspetto qui. Quindi ci hai citato prima, tanto per così, per fare una panoramica, i Bitcoin, ma ci sono altre nel mondo finanziario, altre valute. Questo sicuramente, nel mondo cripto ci sono migliaia di criptovalute, diciamo che la principale è Bitcoin e a seguire Ethereum, che è una criptovaluta che è stata ideata qualche anno successivamente nel 2015 mi sembra, da Vitalik Buterin e altri programmatori,
questo programmatore russo, di origine russa ma naturalizzato canadese, scriveva proprio su una rivista che parlava di Bitcoin e veniva pagato in Bitcoin, veniva pagato tipo un $5 del 2015 con 3 Bitcoin per volta, per articolo, ecco. Però si è rivelato a un certo punto critico nei confronti della blockchain di Bitcoin, perché forse non l'abbiamo detto, ma Bitcoin è la prima blockchain in termini di applicazione pratica. Ecco. Quindi Bitcoin ha la sua ha tracciato il solco. Assolutamente, assolutamente. Il limite che riconosceva Buterin a Bitcoin è che diceva è un tipo di criptovaluta che può servire solo a fare delle transazioni. Bellissimo questa cosa. Renderle uniche, certificate, irreversibili, immutabili, ma limitato al mondo delle transazioni. Quindi Buterin cerca di ideare invece una blockchain su cui costruire delle applicazioni e su cui chiunque potesse costruire delle applicazioni che avessero altri tipi di utilità. E quindi lì inizia il mondo delle DApp, degli smart contract e così via. Bello però, hai aperto un sacco di parentesi incredibili adesso, perché ogni parola che hai detto, certo, è una puntata di Economicamente, perché bisognerebbe seguirti a lungo, però il tempo sta volando, ci manca qualche minuto alla fine, facciamo i saluti e ci ritroveremo col professor Angelo Rampini per un'altra puntata in questo percorso appena iniziato di divulgazione per quanto riguarda il mondo della criptovaluta e del blockchain. Ti dedico questa piccola frase che adesso hai toccato tu, e sulla fiducia. La fiducia è una cosa fragile, facile da rompere, semplice da perdere, molto difficile da recuperare. E vi auguriamo una buona giornata e alla prossima puntata di Economicamente.